comunicazione è uno strumento decisamente efficace per fare comunicazione in generale. Poi si possono fare cortometraggi, e quindi anche il cortometraggio può essere un cortometraggio più educativo, più aziendale, istituzionale, cioè ha veramente mille sfaccettature e quindi ha una potenza enorme a livello comunicativo. Storyboard è quello che poi fa fede nella realizzazione del film, perché vengono definite le inquadrature, le sequenze e quant'altro. Quindi viene realizzato l'animatic, che è lo storyboard animato, ok? Quindi vengono fatti movimenti di camera, viene definito un attitude dei personaggi, quindi cosa devono fare, se entrano da sinistra verso destra, piuttosto che... Inizio a modellare partendo da... non più con la plastilina, ma ho a disposizione vertici e poligoni, diciamo, finché non inizia a prendere forma. Il mio volume, che è la mia plastilina, è veramente plastica e riesco ad adattarla alla forma che voglio. Diventa una vera e propria marionetta virtuale, e un buon animatore, se alla Pixar ci mette una settimana per un secondo di animazione, qua in Italia invece molto meno, nel senso... dobbiamo essere molto più produttivi, i tempi sono veramente ristretti. Mm-hmm. Calcolando che poi sono 24-25 fotogrammi al secondo, fate un po' i calcoli. Beh, prima ai tempi di Bruno venivano disegnati frame by frame.